Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBugs e bentornati sul mio canale. In questo video andrò a rispondere in maniera molto veloce ad alcuni punti che ho letto nella giornata di ieri su Nintendo Switch. È bene effettuare una precisazione, non ce ne sarebbe bisogno in realtà, però sapete com'è, siamo sul web e tutto sul web è fraintendibile. Conosco personalmente sia Claudio, cioè Dr. Game, sia Gianluca, Raiden the Player Inside, quindi vi posso assicurare che questo video è fatto in estrema amicizia, quindi non è un video di risposta che vuole essere un video diffamatorio. Questo l'ho preciso per le persone che guardano sul web che sono sempre malpensanti. Non ce ne sarebbe bisogno, però vale sempre la pena farlo. Allora, Raiden the Player Inside sostiene che, Raiden e Midna in generale, il video è fatto insieme, però mi pare che, insomma, Raiden pone l'accento su questo, dice: ma quindi questo Switch è un Wii 2? Che cos'è? Che cosa vogliono fare materialmente? Puntano tanto su questo Joy-Con, ma insomma, a chi vogliono, a chi, a che target vogliono raggiungere? No, non è completamente chiaro, ma è un Wii 2? Non è un Wii 2? È un Wii U 2? Che cosa vogliono fare? Allora, Raiden e Midna in generale, vabbè, come player inside, indubbiamente ne capiscono più di me da un punto di vista di marketing, di comunicazione. Quindi io non so fare un'analisi. Se loro reputano nella loro esperienza che la conferenza è stata confusa, io ho modo di pensare che evidentemente, da un punto di vista tecnico, diciamo così, è stata confusa, è stata confusionaria. Io parlo da giocatore, io da giocatore non reputo che sia stata così tanto confusa. Nintendo Switch è una console con una propria identità, non è, da quello che ho percepito io, né un Wii 2 né un Wii U 2, ma presenta determinate caratteristiche che hanno reso grande Wii e presenta determinate caratteristiche che tutto sommato Wii U presentava buone, ma che però non era riuscita a sfruttare al meglio, come per esempio il grande schermo sul pad. Di Wii prende questa sua immediatezza nel utilizzare i Joy-Con e io onestamente lo vedo solamente un pregio, dato che potrebbe aiutare la console a vendere. Però io parlo da giocatore, io non lo so poi effettivamente le persone che come ragioneranno nel momento in cui acquisteranno. Io così da giocatore dico, ma sai, secondo me l'idea è buona, perché tutto sommato Nintendo Wii ha venduto tantissimo, potrebbe aiutare a Nintendo arrivare anche a quel pubblico che aveva raggiunto con Wii. E alla domanda, sì, ma se c'è già Wii, a che serve passare a Switch? Beh, io potrei dire, se hai già l'iPhone 4, a che serve l'iPhone 5? Se hai già l'iPhone 5, a che serve l'iPhone 6? Eppure vengono comprati comunque. Quindi questo significa che poi alla fine, cioè se tu proponi un prodotto che evidentemente alla gente interessa, la gente lo compra lo stesso. Scendiamo in merito a quello che invece è il post del Dr. Game. Allora, iniziamo. Batteria, deludente. 3 ore in mobilità con Zelda sono pochissime. Scommettiamo che usciranno powerbank marchiati N o batterie sostitutive? Allora, quale azienda non prova a vendere dei suoi prodotti? Cioè, non ci trovo una cosa, cioè ci scommetterei anche io, ma non vedo il problema, cioè, è una prassi abbastanza comune fare dei prodotti che poi vengono venduti insomma, insieme per aumentare insomma, l'autonomia di un prodotto che onestamente nel momento in cui ha, da come è stato presentato, da 2 ore e mezza a 6 ore e mezza, mi sembra, di autonomia non mi sembra così male, anche in virtù del fatto che anche un tablet, anche uno smartphone, se tu ci giochi materialmente, a batteria se ne va, cioè. Che cosa dovevano fare? Dovevano fare miracoli? Io non penso. Poi, continuiamo. Joy-Con, molto interessanti ma minuscoli. Seriamente, siamo ai livelli dei pad dei Famicom Classic Mini. Poveri tendini. Allora, non deve essere vista una cosa in più come una cosa negativa. Il Joy-Con è, chi non vuole utilizzarlo singolarmente, semplicemente un'estensione da mettere al pad. Quindi tu hai questo pad, lo puoi utilizzare anche sempre e solamente come pad. Il fatto stesso che il pad si divida in 2 Joy-Con è una caratteristica in più che Nintendo Switch ha e gli altri non hanno. Io la vedrei in questa maniera. Poi, cioè, il fatto che il pad della PS4 non si possa dividere in via definitiva lo rende con una caratteristica in meno rispetto al pad del Nintendo Switch. Cioè, è così che io la vedrei. Poi, che i due pad piccoli effettivamente siano troppo piccoli è un altro discorso, però è comunque una caratteristica in più, se non vuoi utilizzarla non la utilizzi. Poi l'ultimo è convenienza al lancio, nulla ora come ora, soprattutto se si ha già Wii U e Zelda lo si gioca lì. Ho il dubbio che il lancio a marzo serva solo a spennare i nintendari più incalliti, mentre è a Natale 2017 che si faranno i veri conti. E
Ecco, questo da un certo punto di vista è condivisibile, molto condivisibile, cioè nessuno vieta a una persona che vuole giocare Zelda di giocarlo su Wii U, se ha già Wii U, su questo non ci piove. Però tutte le console è così, cioè non so come spiegare, cioè non è che la critica che pone non è corretta, ma anche la PS4 al lancio, che cosa presentava al lancio? Che anche la Xbox One al lancio. Cioè, al lancio, cioè tu con The Legend, tu hai Nintendo Switch con al lancio The Legend of Zelda, che cosa vuoi di più? La PlayStation 4 ha indubbiamente 3 anni ottimi. Ho fatto un recente video in cui difendo chi critica PlayStation 4 per questi 3 anni, questi primi 3 anni dicendo, ma su PS4 non ci sono giochi. Non è vero, ci sono tanti ottimi giochi. Però le vere esclusive PS4 che sono state, che hanno fatto veramente il botto, potremmo dire che sono solamente due: Bloodborne e Uncharted 4. Sì, ce ne sono altre, The Last Guardian, non lo so, tante altre che però piacciono a delle nicchie. Diciamo, i due titoli che hanno riscosso un maggior successo, sia popolare sia al contempo, sono piaciuti anche da un punto di vista proprio qualitativo: Bloodborne e Uncharted 4. Bloodborne è uscito nel 2015, quindi ha poco più di un anno, anzi, ha un bel po' più di un anno rispetto all'uscita di PS4, e Uncharted 4 addirittura è uscito l'anno scorso, cioè quasi nel suo terzo anno di vita. Nintendo Switch presenterà due titoli di punta della sua lineup nel corso del primo anno di vita, con Zelda al lancio e Super Mario nelle vacanze. Io credo onestamente che non ci sia paragone, io onestamente non vedo, cioè, allora se Nintendo Switch è criticabile da questo punto di vista, allora perché la gente ha comprato PS4? Allora, chi ha comprato PS4, cioè intrinsecamente si sta dicendo che chi ha comprato PS4 in questi primi 3 anni di vita è un sonaro incallito. Non penso, secondo me no, non è così. Non è per il fatto che una persona compra una console nel primo periodo che è un fanboy, è semplicemente una persona che apprezza particolarmente il prodotto, è stata colpita da quel prodotto e quindi ne affronta l'acquisto. Concludo col dire una cosa. Dottor Game dice: ho sempre comprato tutte le console Nintendo al lancio, dal NES in poi, ma con Switch sto seriamente tentennando. Non ho neanche tanto stimolo a farci un video su, per esempio. Io gli risponderei: caro Doc, non è che magari molto semplicemente stai affrontando un'avventura nella tua vita che è molto entusiasmante, come quella di avere, insomma, un figlio. Ti rinnovo gli auguri, ti avevo fatti personalmente, te li rinnovo, e quindi per questo motivo, molto semplicemente, sei meno interessato, magari, è possibile, al lancio di una console, che è una cosa condivisibilissima. Quindi magari per quella che è la tua situazione, è chiaro, la tua situazione tua o quella magari di tante altre persone, serve veramente qualcosa di molto più stimolante e stuzzicante per affrontare l'acquisto al day one. Ci sta tutto, è condivisibilissimo, però io lo imputerei più a questo che non al fatto che il prodotto non sia entusiasmante, perché dal mio punto di vista Nintendo Switch, come è stato presentato, è molto entusiasmante. Io veramente non so che cosa avrebbero dovuto fare di più. Un saluto caloroso a Claudio, a Gianluca e a Maria. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo video possa aver fatto riflettere un po' tutti quanti. Io vi ringrazio ancora dell'attenzione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!